Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Tovanira SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 18 maggio 2022. Cos'ha Tovanira? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Tovanira durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Tovanira? Tovanira è un farmaco a base del principio attivo atorvastatina sale di calcio, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA reduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Tovanira può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Tovanira 10 mg 30 compresse rivestite con film, Tovanira 20 mg 30 compresse rivestite con film, Tovanira 40 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A, principio attivo: atorvastatina sale di calcio. Gruppo terapeutico: ipolipemizzanti statine. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: ipercolesterolemia. Tovanira è indicato, in aggiunta alla dieta, per la riduzione di alti livelli di colesterolo totale, C totale, del colesterolo delle lipoproteine a bassa densità, LDLC, a polipoproteina B e trigliceridi in pazienti adulti, adolescenti e bambini affetti da ipercolesterolemia primaria, inclusa ipercolesterolemia familiare, variante eterozigote o iperlipidemia combinata, mista corrispondente ai tipi IA e IB della classificazione di Fredrickson, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata. Tovanira è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo LDL in pazienti adulti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti, ad esempio, LDL feresi, o se tali trattamenti non sono disponibili. Prevenzione della malattia cardiovascolare. Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti adulti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare, vedere paragrafo 5.1, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio. Posologia. Posologia: il paziente deve essere posto a dieta standard ipocolesterolemica prima di ricevere atorvastatina e deve continuare la dieta durante il trattamento con atorvastatina. Il dosaggio deve essere personalizzato tenendo conto dei livelli basali di colesterolo LDL, dell'obiettivo della terapia e della risposta del paziente. La dose iniziale abituale a 10 mg una volta al giorno. Aggiustamenti del dosaggio devono essere fatti ad intervalli di 4 settimane o più. La dose massima a 80 mg una volta al giorno. Ipercolesterolemia primaria e iperlipidemia combinata, mista. La maggior parte dei pazienti viene controllata con atorvastatina alla dose di 10 mg una volta al giorno. La risposta terapeutica si evidenzia entro 2 settimane e la massima risposta terapeutica viene solitamente raggiunta entro 4 settimane. L'effetto terapeutico si mantiene durante il trattamento cronico. Ipercolesterolemia familiare eterozigote: i pazienti devono iniziare il trattamento con atorvastatina alla dose di 10 mg al giorno. Il dosaggio deve essere personalizzato e aggiustato ogni 4 settimane fino a 40 mg al giorno. Successivamente, il dosaggio può essere aumentato fino a un massimo di 80 mg al giorno, oppure può essere somministrato un sequestrante di acidi biliari insieme a 40 mg di atorvastatina una volta al giorno. Ipercolesterolemia familiare omozigote: sono disponibili solo dati limitati, vedere paragrafo 5.1. Il dosaggio di atorvastatina in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote ha compreso tra 10 e 80 mg/die, vedere paragrafo 5.1. In questi pazienti atorvastatina deve essere impiegato in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti, esempio LDL feresi, o se tali trattamenti non sono disponibili. Prevenzione della malattia cardiovascolare: negli studi di prevenzione primaria è stato impiegato il dosaggio da 10 mg/die. Per ottenere i livelli di colesterolo, LDL, previsti dalle attuali linee guida, possono essere necessari dosaggi più elevati. Danno renale: non ha richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 4.4. Compromissione epatica: la atorvastatina deve essere impiegata con cautela nei pazienti con compromissione della funzione epatica, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2.
La turvastatina è controindicata nei pazienti con malattia epatica attiva, vedere paragrafo 4, 3. Uso negli anziani. L'efficacia e la tollerabilità nei pazienti di oltre 70 anni trattati con le dosi raccomandate sono simili a quelle osservate nella popolazione in generale. Popolazione pediatrica. Ipercolesterolemia. L'uso pediatrico deve essere riservato a medici specializzati nel trattamento dell'iperlipidemia pediatrica e i pazienti devono essere rivalutati su base regolare per valutare i progressi della cura. Per i pazienti con ipercolesterolemia familiare eterozigote, a partire dai 10 anni di età, la dose iniziale raccomandata di atorvastatina di 10 mg al giorno, vedere paragrafo 5, 1. La dose può essere aumentata a 80 mg al giorno, a seconda della risposta e della tollerabilità. Le dosi devono essere individualizzate in base all'obiettivo raccomandato della terapia. Gli aggiustamenti devono essere effettuati ad intervalli di 4 settimane o più. La titolazione della dose a 80 mg al giorno è supportata da dati di studio negli adulti e da limitati dati clinici provenienti da studi in bambini con ipercolesterolemia familiare eterozigote, vedere paragrafi 4, 8 e 5, 1. Sono disponibili limitati dati di sicurezza ed efficacia derivati da studi in aperto in bambini con ipercolesterolemia familiare eterozigote di età compresa tra 6 e 10 anni. La turvastatina non è indicata nel trattamento di pazienti di età inferiore ai 10 anni. I dati attualmente disponibili sono descritti nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Per questa popolazione di pazienti possono essere maggiormente indicate altre formulazioni farmaceutiche. Co-somministrazione con altri medicinali nei pazienti che assumono gli agenti antivirali antiepatite C e il basvir/grazoprevir in concomitanza con atorvastatina, la dose di atorvastatina non deve superare 20 mg/die, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Modo di somministrazione. Tovanira è un farmaco da somministrare per via orale. Ogni dose giornaliera viene somministrata in un'unica dose e la somministrazione può essere effettuata in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dai pasti. Controindicazioni. La turvastatina è controindicata in pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Con epatopatia in fase attiva o innalzamenti inspiegabili e persistenti delle transaminasi sieriche, oltre 3 volte il limite normale superiore. In gravidanza, durante l'allattamento e in donne in età fertile che non usano appropriate misure contraccettive, vedere paragrafo 4, 6. Trattati con antivirali antiepatite C, glecaprevir/piperentasvir. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti epatici. Prove di funzionalità epatica devono essere effettuate prima dell'inizio del trattamento e periodicamente in tempi successivi. I pazienti che presentano segni o sintomi indicativi di danno epatico devono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto dei medicinali somministrati in concomitanza su atorvastatina. La atorvastatina viene metabolizzata dal citocromo P450-3A4, CYP3A4, e da un substrato dei trasportatori epatici, del polipeptide organico trasportatore di anioni 1B1, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Tovanira insieme ad altri farmaci come Eurosacido Fusidico Teva Euro, Eurosalozofa Euro, Eurosavifluxa Euro, Euroscanacida Euro, Eurosclamodina Euro, Euroscleritrola Euro, Euroscleritromicina Accorda Euro, Euroscleritromicina Almusa Euro, Euroscleritromicina Altana Euro, Euroscleritromicina Altera Euro, Euroscleritromicina Doc Generica Euro, Euroscleritromicina EG, compressa rivestita Euro, Euroscleritromicina EG Stada Euro, Euroscleritromicina Psa Euro, Euroscleritromicina Exa Euro, Euroscleritromicina ICMA Euro, Euroscleritromicina Milan Generic Sa Euro, Euroscleritromicina Pensa Euro, Euroscleritromicina Sandoz Euro, Euroscleritromicina Sandoz GmbH, granulato Euro, Euroscleritromicina San, granulato Euro, Euroscleritromicina San Pharma, compressa rivestita Euro, Euroscleritromicina Teva Euro, Eurosclaritromicina Zentiva Euro, Eurosclermaca Euro, Euroscrinozola Euro, Eurosdermomicin Corta Euro, Eurosdiflucan, Capsula Euro, Eurosdiflucan, Polvere A Euro, Eurosdiflucan, Soluzione, Uso Interno, A Euro, Eurosdizolo Euro, Euroselazora Euro, Euroseritromicina ID, Crema, Soluzione A Euro, Euroseritromicina ID, Gela Euro, Euroseritromicina Lattobionato Fisiofarma Euro, Eurosfluconazolo Abca Euro, Eurosfluconazolo Acorda Euro, Eurosfluconazolo Almo
Musa Euro, a Eurosfluconazolo Euro Bindo Euro, a Eurosfluconazolo B Brauna Euro, a Eurosfluconazolo Bioindustrial.i.m. Euro, a Eurosfluconazolo Doc Generica Euro, a Eurosfluconazolo Ega Euro, a Eurosfluconazolo Galenica Senesia Euro, a Eurosfluconazolo Exala Euro, a Eurosfluconazolo Icma Euro, a Eurosfluconazolo Cavia Euro, a Eurosfluconazolo Milana Euro, a Eurosfluconazolo Pensa Euro, a Eurosfluconazolo Ratio Farma Euro, a Eurosfluconazolo Sanduzza Euro, a Eurosfluconazolo Suna Euro, a Eurosfluconazolo Zentiva Euro, a Eurosfluco Stenola Euro, a Eurosfluchimexa Euro, a Eurosflumicuna Euro, a Eurosflumosa Euro, a Eurosfluresa Euro, a Eurosfucicorta Euro, a Eurosfucidina Euro, a Eurosfucidina Euro, a Eurosfucimix Beta Euro, a Eurosfucitalmica Euro, a Eurosfungusa Euro, a Eurosfusapiel Beta Euro, a Eurosfusicutam Beta Euro, a Eurosgen Fibrozil Doc Generica Euro, a Eurosgen Fibrozil Ega Euro, a Eurosgenifluxa Euro, a Eurosgen Lipa Euro, a Eurositraconazolo Doc Generica Euro, a Eurositraconazolo Ega Euro, a Eurositraconazolo Milan Genericsa Euro, a Eurositraconazolo Sanduzza Euro, a Eurositraconazolo Teva Euro, a Eurositra Germa Euro, a Euroschetoconazolo Era Euro, a Euroschetonova Euro, a Eurosclacid, compressa rivestita, granulato a Euro, a Eurosclacid, granulato a Euro, a Eurosclacid, polvere a Euro, a Eurosclacidrma Euro, a Eurosclaidera Euro, a Euroscluvenis Euro, a Euroscruclera Euro, a Euroslauromicina Euro, a Euroslefunzola Euro, a Euroslopida Euro, a Euroslocandiola Euro, a Eurosmacladin, compressa rivestita Euro, a Eurosmacladin, compressa rivestita, granulato a Euro, a Eurosmacladin, granulato a Euro, a Eurosmacladin, polvere a Euro, a Eurosmavireta Euro, a Eurosmiconixa Euro, a Eurosmucesa Euro, a Eurosnirvaxona Euro, a Eurosnizublua Euro, a Eurosnizoral, crema Euro, a Eurosnizoral, shampoo a Euro, a Eurosnoxafil, compressa gastroresistente a Euro, a Eurosnoxafil, sospensione a Euro, a Eurosposaconazolo Accorda Euro, a Eurosposaconazolo Acla Euro, a Eurosposaconazolo Ega Euro, a Eurosposaconazolo Egistada Euro, a Eurosposaconazolo Fresenius Cavia Euro, a Eurosposaconazolo Milan Pharma Euro, a Eurosposaconazolo Milana Euro, a Eurosposaconazolo Sanduzza Euro, a Eurosposaconazolo Teva Euro, a Eurosposaconazolo Zentiva Euro, a Eurosriflexa Euro, a Eurosoriclara Euro, a Eurospendora Euro, a Eurosporanox, capsula Euro, a Eurosporanox, soluzione a Euro, a Eurostedima Euro, a Eurostrazera Euro, a Eurostriesporin, capsula Euro, a Eurostriesporin, soluzione a Euro, a Eurostrimicosa Euro, a Eurosvetlam, compressa rivestita Euro, a Eurosvetlam, compressa rivestita, granulato a Euro, a Eurosvetlam, granulato a Euro, a Eurosvetlam, polvere a Euro, a Eurosvend, compressa rivestita, compresse rivestite a Eurosvend, polvere a Euro, a Eurosvoriconazolo Accorda Euro, a Eurosvoriconazolo Aristo Euro, a Eurosvoriconazolo Eurobindo Euro, a Eurosvoriconazolo Diarredisa Euro, a Eurosvoriconazolo Idiscusa Euro, a Eurosvoriconazolo Milana Euro, a Eurosvoriconazolo Sandozgba Euro, a Eurosvoriconazolo Sanduzza Euro, a Eurosvoriconazolo Teva Euro, a Eurosvinca Euro, a Eurosvinclara Euro, a Eurosamizola Euro, a Euroscerfuna Euro, a Euroscinerita Euro, a Eurosolodera Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Tovanira durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Tovanira durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono usare metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento, vedere paragrafo 4, 3. Gravidanza. La turvastatina è controindicata durante la gravidanza, vedere paragrafo 4, 3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La turvastatina non ha effetti, se non minimi, sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Dall'analisi dei dati relativi allo studio clinico su atorvastatina controllato con placebo che ha coinvolto 16.066 pazienti, 8.755 trattati con Lipitor vs 7.311 trattati con placebo, trattati per un periodo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non ha disponibile un trattamento specifico per il sovradosaggio di atorvastatina. In caso di sovradosaggio, effettuare un trattamento sintomatico e istituire misure di supporto secondo necessità. Si devono eseguire test di funzionalità epatica e devono essere monitorati i livelli sierici di CPK. A causa dell'elevato legame della atorvastatina con le proteine plasmatiche, non ha previsto che l'emodialisi aumenti significativamente la clearance della atorvastatina.
proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica, sostanze modificatrici dei lipidi, inibitori della HMG-CoA riduttasi, codice ATC. C10A05. La turvastatina ha un inibitore selettivo e competitivo della HMG-CoA riduttasi, l'enzima limitante la velocità di conversione del, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. La turvastatina è assorbita rapidamente dopo somministrazione orale. Le massime concentrazioni plasmatiche, Cmax, si raggiungono entro 1-2 ore. L'entità dell'assorbimento aumenta in proporzione alla dose di atorvastatina. Dopo somministrazione orale, la biodisponibilità, dati preclinici di sicurezza. La atorvastatina non ha rivelato potenziale mutageno e clastogenico nell'ambito di una serie di 4 test in vitro e di un test in vivo. La atorvastatina non ha risultata cancerogena nel ratto. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Lattosio monoidrato. Cellulosa, polverizzata. Ipromellosa 6CP e 100CP. Meglumina. Carbossimetilamido sodico tipo A. Magnesio stearato. Rivestimento. Ipromellosa 6CP. Povidone 25, K25. Titanio diossido, E 171. Glicole propilenico. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Tuvanira a base di atorvastatina sale di calcio sono Arcas, Atoris, compressa rivestita, atorvastatina ABC, compresse rivestite, atorvastatina Accord, atorvastatina Almus Pharma, atorvastatina Alter, atorvastatina Aristo Pharma, atorvastatina Eurobindo, atorvastatina Doc, atorvastatina Docgen, atorvastatina EG, atorvastatina Gipt, compresse rivestite, atorvastatina Corca, atorvastatina Milan Generics Italia, atorvastatina Misura, atorvastatina Pensa, atorvastatina Sandoz GmbH, atorvastatina San, atorvastatina Tecnica Gen, atorvastatina Teva Italia, atorvastatina Viatris, atorvastatina Zentiva, Colester, Melemib, Omegastatin, Supavi, Taxat, Torvacol, Torvast, compressa, compressa rivestita, Totalip, compressa, Vastat. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.